Buongiorno, Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle, Regione Toscana. Stanno proseguendo le audizioni nell'ambito della commissione d'inchiesta del Forteto Bis, commissione d'inchiesta che cerca di arrivare a capire se ci sono delle responsabilità istituzionali o se ci sono degli intrecci nell'ambito delle responsabilità istituzionali rispetto al problema degli abusi all'interno di questa struttura che era appunto il Forteto, una struttura lager, una setta vera e propria dove, ricordiamocelo, minori anche in condizione di fragilità venivano abusati. Ieri abbiamo avuto in audizione altre figure istituzionali, un direttore dell'epoca dell'ASL di Firenze, un giornalista che ha scritto un paio di libri sul Forteto e un facente funzione di presidente del Tribunale dei Minori nel 2011. Quello che è emerso nella valutazione da parte del nostra come commissari del Forteto di ieri è che si continua a identificare una sorta di negligenza del sistema, accompagnata a volte anche da imprudenza e da imperizia, e questo sicuramente non giustifica assolutamente le istituzioni, anzi ne fa delle istituzioni, soprattutto sembrerebbe in questo momento della magistratura, un elemento di crisi forte del ruolo che avrebbe dovuto esercitare, perché sembra che sia stato attribuito un credito alla struttura Forteto che non era possibile assolutamente pensare nemmeno lontanamente, anche perché il Forteto ha continuato ad accogliere minori nonostante due condanne passate in giudicato, quella dell'85 e quella la sentenza di Strasburgo del 2000. E qui ancora il sistema istituzionale della magistratura è in difficoltà. Perché è in difficoltà? Perché sembra, come dire, che cadano tutti dal pero, improvvisamente, come se non ci fosse stata la possibilità di identificare alcune lacune importanti all'interno di questa struttura. Basti pensare che dal 2001 la legge 149 prevedeva che ogni due anni gli affidati dovevano essere rivalutati attraverso delle relazioni scritte e dettagliate sul lavoro fatto da parte delle famiglie affidatarie, e spesso ci sono delle carenze importanti rispetto ai fascicoli che riguardano gli affidati, e questo i magistrati non l'hanno preso in considerazione in maniera efficace, si sono fidati ciecamente di Fiesoli e Goffredi, cioè di questi due profeti all'interno della comunità, che è una cosa incredibile, che erano proprio responsabili degli abusi perpetrati. Un giornalista ha raccontato la sua esperienza al Forteto come un'esperienza straordinaria, ha raccontato di una comunità che funzionava bene. Ecco, quindi questa capacità del sistema che aveva di manipolare le persone che arrivavano all'interno del Forteto, rendendo scientifici anche metodi che non erano apprezzati dalla letteratura scientifica internazionale. Ma è interessante anche il fatto che chi si avvicinava al Forteto, magistrati dei minori o anche questo giornalista, non si fossero neanche minimamente preoccupati di andare al di là della narrazione, di fare anche una piccola inchiesta per capire se quella metodologia aveva un senso da un punto di vista di psicologia e di medicina a livello internazionale. Cosa che ovviamente non era, perché il Forteto si autoreferenziava e basta, e spesso anche la politica lo ha accreditato, pur non essendo accreditato, e forse proprio per questa antiscientificità inaccreditabile. Infine, l'unica novità di ieri è che il direttore generale di allora dell'azienda sanitaria
di Firenze, che io ho conosciuto anche come medico dell'azienda sanitaria di Firenze dell'epoca, al quale ho voluto riconoscere anche valore, perché forse, come dicevo in commissione ieri, è stato un bravo, relativamente a quelli che lo hanno succeduto, un bravo direttore generale, ha confermato un po' questa mia impressione, perché è stato il primo a oggi che in qualche modo ha raccontato che forse un po' di negligenza c'è stata, e in qualche modo, su sollecitazione della commissione, ha detto che forse qualche scusa, col senno di poi chiaramente, era dovuta, ed è il primo in assoluto che cerca di identificare qualche errore nella procedura, nella struttura sanitaria, che poteva essere migliorata rispetto ad alcune sollecitazioni che erano anche venute fuori da alcuni medici e psicologi dell'azienda sanitaria di Firenze. Vi ringrazio dell'attenzione e vi aggiorneremo continuamente.